sono Monica Sirelli dal sito www.ft-azione.it e dal canale YouTube FT-azione e parliamo oggi della distruttività. Per distruttività intendiamo quella forza contraria al raggiungimento dei nostri obiettivi, quella forza che dopo che abbiamo creato, dopo che abbiamo portato avanti delle cose, ci fa rinculare, cioè tornare indietro. E è una forza che, di distruttività che possiamo avere verso noi stessi, che possiamo avere verso la vita, che possiamo avere verso gli altri. E come dice Tolle, è una forza, è una proprietà dell'ego la distruttività. Come dicono anche la psicologia contemporanea, la distruttività fa parte della personalità narcisistica e sappiamo quanto narcisismo ci sia in tutti noi. Inteso con narcisismo, ovviamente non patologico, in alcuni casi anche, ma magari non per noi, ma narcisismo inteso proprio come continuo bisogno di essere confermati e quindi di mandare tutto alle ortiche nel caso in cui le cose non siano esattamente come la nostra mente dice, quindi con un controllo anche sulle situazioni. E poi diventa uno schema, un meccanismo che noi nel tempo continuiamo a portare avanti in modo piuttosto automatico. Quindi, partiamo subito dal punto karate. Divento consapevole di quanta distruttività c'è dentro di me. Respiro. La distruttività per me, la distruttività dei miei progetti, la distruttività delle mie relazioni, la distruttività fuori di me. E può essere che sia uno schema che ho ereditato, che ho preso da qualcuno o che si è creato in me, che ho preso dentro di me. Ma quello che voglio fare ora, qualunque sia l'origine, è disidentificarmi, cioè togliere potere alla distruttività. Respiro sopra la testa. Io sono il verbo per mezzo della volontà di togliere energia alla distruttività e di darla all'inclusione, alla costruttività, alla fiducia. Respiro. Centro dell'occhio. Ovviamente fa braccetto con la negatività, la distruttività, quindi fatevi anche il video sulla negatività, perché sono compari, anche se sono due forme diverse. La negatività è una forma più latente, la distruttività è qualcosa di esplosivo che viene e distrugge ciò che avete costruito. E mi libero della distruttività che uso per confermare l'idea di me. Respiro. Nel positivo, senso di potere, quindi annientamento della situazione esterna, o nel senso negativo, conferma di me come vittima. Respiro. Centro lato dell'occhio, recupero tutta la mia energia vitale rimasta congelata sotto forma di distruttività e la riconduco al giusto posto in me. E questa energia diventa una risorsa che mi nutre, respiro, che crea sotto l'occhio, trasformo l'energia che distrugge in energia creativa, respiro, sotto il naso e chi soffre di distruttività sente quando arriva l'onda, no? Quindi osservo l'onda passare e non la agisco, la osservo senza agirla. Respiro. Nella distruttività non faccio nulla, osservo che passi, la lascio passare senza agirla. E anche se sento quelle emozioni di rabbia, di paura, di tristezza, rimango presente. Perché anche se non sembra, la sto affamando. Divento consapevole di stare affamandola. Respiro. Sotto la bocca e quindi la distruttività dentro di me ogni giorno, sempre di più e in ogni modo, diminuisce perché è affamata e diventa sempre più ogni giorno e in ogni modo, con grazia, facilità e gioia, trasformata in costruttività, in fiducia. Fiducia in me, fiducia nella vita, fiducia nei progetti. Respiro. Clavicola è anche quando gli altri apparentemente non si comportano come voglio.
E mi verrebbe questa tendenza di distruttività di mandare tutto alle ortiche. Io persevero, respiro. Punto del timo, allontano tutta l'energia non mia, rimasta congelata sotto forma di distruttività da ogni mia cellula, da ogni mio corpo e da tutto il mio spazio personale. E la rimando al vero posto, al vero tempo e al vero sé a cui realmente appartiene. Respiro. Sotto l'ascella mi libero da tutti i pensieri di distruttività, da tutte le emozioni di distruttività, da tutte le sensazioni di distruttività. Da tutte le azioni, le parole di distruttività. Respiro. Sotto il seno ed entro nella fiducia, entro nella costruttività. Respiro. Respiro. Trasformo questa reazione automatica, questa energia potente di distruttività in forza per me, in nutrimento per me. Respiro. Tabacchiera, ogni giorno, sempre di più, in ogni modo, io trasformo la distruttività in nutrimento e forza. Respira. Gamut, io sono il verbo per mezzo della volontà di trasformare questa distruttività in nutrimento e forza, questa negatività in fiducia. E vedo come le cose cambiano, mi separo dai passati, da tutte le volte in cui sono stato distruttivo, in cui ho avuto risultati distruttivi, in cui l'esterno è stato distruttivo. E continuo a perseverare nella fiducia. Punto delle dita, io vado avanti, io prendo la vita e la vita è espansione, inclusione, evoluzione, costruzione, tutte azioni, tutti stati che vedo svilupparsi in me. Grazie, ti amo, respiro. E osservate come questa distruttività si trasforma in costruttività e come proprio cambi la vostra vita dentro e fuori di voi. Osservate tutte le volte in cui c'è in una giornata, tutte le piccole azioni di... le sentite, no? Questa forza che prende azione di separazione, è un'azione di separazione dalla vita. Ecco, riassorbite l'energia che contiene, affamatela e portate potere a voi e non alle dinamiche che vi abitano. Che abitano tutti noi. Fatemi sapere, buona pratica. E aggiungo che entrando in questa dinamica vedrete molti vostri progetti continuare, crescere, espandersi, perché entrano in sintonia con la vita, che è i verbi e gli aggettivi che abbiamo detto poco fa. Espansione. Grazie.